al collega Arturo Marisca, ordinario di diritto del lavoro alla Sapienza, ma prima qua a Roma 3, diciamo, che ritorna sempre volentieri sul luogo del diritto nel suo posto, diciamo, storico, dove è stato tanti anni. Prego. Grazie, vi ringrazio molto, anche perché mi avete consentito di riprendere il mio posto che ho lasciato 10 anni fa e quindi ci tengo molto. Ma il mio sarà un intervento brevissimo, perché quello che posso dire soltanto l'osservazione dal punto di vista del diritto del lavoro. E le osservazioni si possono sintetizzare in due osservazioni. La prima riguarda l'importanza e l'impatto che ha questa normativa sull'organizzazione all'interno dell'impresa. La modifica non riguarda soltanto alcuni aspetti, ma riguarda proprio, come è già avvenuto per la sicurezza del lavoro, come è avvenuto per la 231, orizzontalmente tutta l'impresa. Nascono nuove figure con nuove posizioni, queste nuove posizioni pongono anche problemi di diritto del lavoro, pongono un vecchio problema del diritto del lavoro, che è la doppia fedeltà del dipendente all'impresa e a interessi che sono al di fuori dell'impresa. E tutto questo comporta non soltanto uno sforzo nell'amministrare questa normativa, ma, come veniva detto molto bene prima, comporta uno sforzo di trasformare la tutela della riservatezza in un valore che ha l'impresa, e questo può avvenire attraverso soltanto un'attività di cultura e di formazione all'interno dell'impresa di questi nuovi valori. E questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è quella che riguarda più strettamente il diritto del lavoro, dove il problema della tutela della riservatezza si pone in modo fondamentale proprio per la posizione del lavoratore dipendente, che è assoggettato al potere di controllo del datore di lavoro. Quindi noi abbiamo una posizione nella quale c'è un'attribuzione di un potere al datore di lavoro, quello di controllare, e di una soggezione giuridica del dipendente di, appunto, soggiacere a questo controllo. Ma a fronte di tutto questo si sviluppa, come sapete bene, una tutela del controllato, cioè del lavoratore. Allora, questa tutela per quanto riguarda la riservatezza, e parlo solo di un profilo, quello dei controlli a distanza, è stata recentemente innovata nel 2015 con la riscrittura dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Una riscrittura importante, perché sono avvenute due cose. La prima, quella di distinguere gli strumenti di controllo finalizzati alla tutela della sicurezza, del patrimonio aziendale, della organizzazione della produzione, con gli strumenti per rendere la prestazione lavorativa per i quali non è richiesto il preventivo accordo sindacale o la preventiva autorizzazione dell'autorità dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Adesso, questa distinzione ha fatto sì che l'utilizzazione di tutti gli strumenti di lavoro, adesso la nozione strumenti di lavoro è controversa, ma insomma, che questi strumenti di lavoro possano essere utilizzati dal lavoratore, e da questi strumenti derivino tutta una serie di controlli anche molto penetranti sulla attività del lavoratore. Allora, qual è stata la soluzione che ha trovato l'articolo 4? Che al terzo comma ha detto: tutti i dati acquisiti attraverso gli strumenti di lavoro e attraverso gli strumenti di controllo possono essere utilizzati a tutti i fini di gestione del rapporto di lavoro, previa una adeguata informazione. Quindi l'articolo 4 risolve un problema con una norma specifica, per cui i dati raccolti legittimamente, che sono solo quelli che l'articolo 4 consente di raccogliere, perché l'articolo 4 ci dice che si possono raccogliere dati in relazione agli strumenti che vengono utilizzati di lavoro, oppure agli strumenti finalizzati alla tutela del patrimonio, della sicurezza del lavoro o della produttività. Solo questi dati possono essere acquisiti, ma possono essere utilizzati a tutti i fini del rapporto di lavoro se c'è una adeguata informazione che viene data ai lavoratori. Ecco, quindi quando viene data questa adeguata informazione, il dato è utilizzabile. E adesso qui stiamo vedendo che c'è un concorso di norme: la norma speciale dell'articolo 4 sui controlli a distanza e i principi generali del codice
sulla riservatezza in ordine ai limiti nel potere di controllo, che sta creando un problema rilevante, perché noi non riusciamo a capire in che misura prevalga quanto detto dall'articolo 4 e in che misura prevalga quanto detto dai principi generali in materia di limiti all'utilizzazione dei dati, i concetti di non eccedenza, di proporzionalità e così via. Perché noi potremmo dire, sul piano della gerarchia delle fonti, l'articolo 4 risolve il problema all'interno del diritto del lavoro con riferimento a quei controlli, e quindi, avendo indicato che i controlli sono finalizzati solo per quei motivi e sono degli strumenti, noi risolviamo tutto all'interno dell'articolo 4. Ma nell'articolo 4 poi abbiamo un rinvio nel terzo comma al codice sulla riservatezza dei dati personali, il che ci impone una mediazione difficile fra l'articolo 4 e i principi del codice. Ecco, tutto questo avrebbe potuto trovare una definizione più chiara, una risposta più chiara. A un certo punto si era, se ho seguito bene le vicende, si era a un certo punto indicata da parte di alcuni una strada che poteva risolvere questo problema. Poi questa strada mi sembra che non è stata percorsa, si è ritenuto probabilmente che la questione dovesse essere rimessa, come è stato detto, agli interpreti. Ma questa questione dell'interpretazione degli interpreti creerà gravi problemi in giurisprudenza. E allora la domanda è, con la quale concludo, se questo lavoro non lo poteva fare il legislatore, che era una cosa auspicabile. Grazie.